Buonasera, mezzanotte 59 minuti, benvenuti al telegiornale della notte. Apriamo ancora con gli echi delle elezioni amministrative, perché l'analisi dei flussi elettorali ha rivelato che il successo dei 5 Stelle è arrivato anche per aver raccolto i voti del centrodestra e della sinistra radicale. Nel PD intanto la minoranza si prepara alla resa dei conti venerdì in direzione, e anche nel centrodestra il clima non è dei migliori. Alta tensione nel PD in vista della direzione di venerdì. L'ex segretario Bersani dice: Renzi deve avere l'umiltà di riflettere. Abbiamo perso perché abbiamo perso contatto con la realtà. Renzi dovrà affrontare l'opposizione interna, che chiede anche la fine del doppio incarico tra Palazzo Chigi e il Nazareno. Un'ipotesi questa nemmeno considerata dai renziani. Del Rio è lapidario. Dice: il doppio incarico di Renzi non deve essere messo in discussione. Quello che si potrebbe verificare sarà piuttosto un rafforzamento della segreteria con alcune aperture, ma il dopo voto è agitato anche nel centrodestra, scottato dalla perdita di Parisi a Milano e non solo. Bossi attacca Salvini: abbiamo perso per colpa sua, a me non piace la linea di Salvini. Poco prima il segretario aveva ammesso che qualcosa non ha funzionato, siamo stati poco coinvolgenti. Gli unici a festeggiare ovviamente sono i 5 Stelle. Luigi Di Maio, in qualità di responsabile nei comuni del Movimento, ha incontrato Virginia Raggi per programmare con il sindaco di Roma i prossimi step. Nelle prossime ore verrà annunciata la squadra per il Campidoglio. Intanto emerge che anche i candidati assessori del Movimento 5 Stelle, oltre a sindaco e consiglieri, vengono sottoposti al codice di comportamento firmato da Virginia. In caso di inadempienze rischiano una multa per danno d'immagine di oltre 100.000 euro. Beppe Grillo guarda sempre più in alto, verso Palazzo Chigi. Siamo decollati, dice, ora dobbiamo salire di quota. E proprio a Roma, in una nuova inchiesta sulle tangenti in Campidoglio, sono stati arrestati 4 imprenditori e 2 dipendenti comunali. Avrebbero usato mazzette per la gestione di alcuni campi nomadi. Ancora arresti e perquisizioni al Comune di Roma. Questa volta però non c'è alcun legame con Mafia Capitale. È un'inchiesta parallela che riguarda la gestione di alcuni campi nomadi della capitale tra il 2013 e il 2014, in particolare quelli di Castel Romano e della Magliana. Raggiunti da provvedimento di custodia cautelare in carcere 4 imprenditori delle cooperative e domiciliari, anche un funzionario del comune e un vigile urbano. I reati contestati sono corruzione, falso in atto pubblico e turbativa d'asta. Un giro di mazzette che avveniva proprio al Campidoglio, nella sede del Dipartimento delle Politiche Sociali, e che i carabinieri sono riusciti a filmare. Tangenti di 3.000 euro, ma anche promesse di assunzioni o regali di ogni genere, dai biglietti del teatro fino ai gioielli. Così i 4 imprenditori che si occupavano dei campi rom della capitale riuscivano ad aggiudicarsi gli appalti per la manutenzione o per le bonifiche, ma in molti casi i lavori non venivano nemmeno eseguiti. L'inchiesta è nata proprio grazie a una serie di intercettazioni telefoniche nelle quali alcuni abitanti dei campi rom raccontavano del giro di mazzette tra imprenditori e funzionari comunali. Dopo un anno di indagini, 20 tra attivisti e simpatizzanti del movimento No TAV sono stati raggiunti da misure cautelari eseguite dalla Digos di Torino in relazione agli scontri avvenuti durante le manifestazioni in Val Susa al cantiere di Chiomonte del 28 giugno dello scorso anno. 2 le persone finite in carcere, 9 gli arresti domiciliari, altri 9 hanno l'obbligo di firma. Sul loro sito i No TAV scrivono: un tempismo quanto mai sospetto, appena terminate le elezioni di Torino sono i PM con l'elmetto a prendersi le luci della ribalta, proseguendo nella continua crociata contro i No TAV. La neosindaca Chiara Appendino, sostenuta in campagna elettorale dal movimento che si oppone all'alta velocità, non commenta l'opera della magistratura, ma parla di un clima di evidente tensione dovuto alla mancanza di risposte politiche. E sono 46 le persone rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto in Austria tra un pullman di pellegrini italiani e un tir. Sentiamo. Erano diretti in Polonia i pellegrini friuliani che poco dopo mezzogiorno sono rimasti coinvolti in un grave incidente su un'autostrada austriaca a 70 km da Vienna. Il bilancio è di 46 feriti, di cui 4 in gravi condizioni, ma poteva essere ben più grave. Secondo i rilievi effettuati e le testimonianze raccolte, l'autobus sul quale viaggiavano i pellegrini partiti all'alba da Gorizia avrebbe tamponato un tir fermo sulla sede stradale a causa di un'avaria. La guida del gruppo nell'urto violentissimo sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo
veicolo, mentre tre persone sono rimaste intrappolate nell'autobus. Soltanto l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di liberarli. I feriti hanno un'età compresa tra i 40 e i 50 anni. Per soccorrere adeguatamente l'alto numero di feriti sono intervenute 24 ambulanze e un elicottero che ha trasportato i più gravi a Vienna. L'incidente ha provocato forti disagi al traffico con la chiusura dell'autostrada per oltre 5 ore. E in Inghilterra, a poco più di 24 ore dal voto sulla Brexit, i sondaggi danno ancora massima incertezza, anche se qualcuno prospetta il leggero vantaggio per il Remain. Leave or Remain? Alla vigilia della storica scelta a favore o contro la Brexit, decisione che potrebbe cambiare il destino del vecchio continente, i sondaggi si moltiplicano. Quello pubblicato dal Daily Telegraph dà in vantaggio gli europeisti 53 a 46. Ma i 7 punti di differenza potrebbero essere la naturale conseguenza del terremoto emotivo che ha travolto l'opinione pubblica dopo l'omicidio di Jo Cox, deputata laburista sostenitrice convinta del Remain. Il sondaggio telefonico Survation per IG, condotto per telefono, dà invece un solo punto di vantaggio del Remain su Leave, 45 a 44. Ma tutto si risolverà all'ultimo minuto, nella cabina di voto. Dopo l'esplodio di lunedì, le borse europee si mostrano prudenti e chiudono in territorio positivo. L'eventuale sia la Brexit, ha detto la presidente della Fed Yellen al congresso, poco prima dell'apertura di Wall Street, potrebbe aprire un periodo di incertezza per l'economia statunitense, con la domanda interna che potrebbe infiacchirsi, e di volatilità dei mercati. La Banca Centrale Europea è pronta a ogni evenienza, le ha fatto eco il presidente Draghi, parlando alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. È molto difficile prevedere l'impatto del voto britannico nelle sue varie dimensioni, sui mercati e sull'economia dell'Eurozona. E per il calcio sarà dunque la Spagna il prossimo avversario degli azzurri agli ottavi di finale degli europei di calcio, appunto Spagna che è arrivata seconda nel girone avendo perso 2-1 con la Croazia. Ma per gli azzurri intanto c'è da terminare la prima fase, domani affronteranno l'Irlanda. Quello che nessuno si aspettava è divenuto realtà. Il clamoroso successo in extremis della Croazia sulla Spagna confeziona per l'Italia un ottavo ad alto rischio. Ricordando la mara finale degli europei 2012, dove le furie rosse di Del Bosque ci inflissero un durissimo 4-0. Prima però c'è questa sfida con l'Irlanda, inutile ai fini di un girone già vinto dagli azzurri. Lampade ed infrarossi quale terapia d'emergenza al disastrato terreno di gioco dello stadio di Lille, che creeranno pochi problemi alle due contendenti. Ben altri sono invece i pensieri di Antonio Conte, il quale, notata un'ovvia quanto involontaria rilassatezza del gruppo, lo ha subito ricompattato. In realtà l'Italia che vedremo in campo stasera dovrebbe avere ben 8 novità, iniziando da Buffon che lascerà il posto tra i pali a Sirigu, sino ad arrivare al vertice dell'attacco Pellè, rilevato sin dal primo minuto da Zaza. Il messaggio urbi et orbi di Conte è come al solito duro e con una sottile vena polemica. Noi ci teniamo. Se voi la considerate inutile, io non la considero inutile, è una partita che ci deve dare delle risposte e quindi anche le scelte verranno fatte in funzione di questo. E con il CT Azzurro chiudiamo il nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.